Una nuova iniziativa da parte dei volontari di Retake che oggi hanno bonificato e promosso il decoro nella zona circostante il canale dei pescatori. Ancora una grande iniziativa di Retake. Sì, siamo riusciti anche questa volta a portare un grande evento qui ad Ostia, dopo 3 anni da Wake Up Roma, con quell'evento, se ti ricorderai, del marzo 2016, è capitata questa occasione e ci sono riusciti a far fare questo evento qui ad Ostia. Insomma, è stato un grande successo, oltre 250 persone, ma la mattina ancora non è finita, quindi confidiamo in tanti altri arrivi, perché poi c'è stata anche l'ora legale di mezzo che non ha aiutato e è venuta anche la Raggi a farci questa sorpresa. Cosa ti ha spinto a partecipare a questa giornata? Beh, innanzitutto poter vedere finalmente un po' di bellezza a Ostia, sul lungomare, sul lungo canale, insomma c'è molto degrado, quindi dipende dalle persone. Cos'è che ti spinge oggi a fare il giardiniere? Ma guarda, sono sempre stato appassionato del verde. E comunque è una città bellissima e merita di essere rispettata e do il mio contributo. Richieste di ogni genere abbiamo visto, dal dragaggio del canale ai ragazzi della protezione civile a cavallo, ecco, che parola di speranza possiamo dare per Ostia? Che noi ci siamo assolutamente, peraltro per Ostia, per il 10° municipio, da quest'anno noi abbiamo ricominciato o comunque cominciato a finanziare con fondi extra tutte quelle attività che il municipio di Ostia ha già da svolgere in maniera autonoma, come il verde, le spiagge, quindi stiamo finanziando e supportando proprio tutte queste attività che il municipio deve fare. Allo stesso tempo mi sento di dire, ecco, che sulla protezione civile ci stavamo lavorando, ci lavoriamo ancora di più e continuiamo a cercare di intensificare questi contatti tra amministrazione e cittadini, proprio perché come dire, questi esempi di attivismo civico per noi sono fondamentali e l'amministrazione e tutte le istituzioni, inclusa AMA, che ruotano intorno all'amministrazione debbono come dire, fare sicuramente un passo in più, uno scatto in più per non solo, ripeto, fare il loro, ma per supportare chi mette a disposizione il proprio tempo, la propria energia per aiutare, ripulire e abbellire la propria città. Nell'iniziativa sono stati coinvolti anche i più piccoli, per loro anche momenti di svago e di intrattenimento. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbir.